non ci alziamo, non ci spostiamo, ma entriamo invece in un tema che è stato introdotto, se vogliamo, in modo più attivo da proprio Simone Cipriani, che era sostenibilità sociale nel settore moda, appunto. Benissimo, prodotto, perfetto, grande complessità nella produzione, nella capacità di esprimere un prodotto sostenibile. Oggi quel non basta più, non basta più semplicemente un prodotto sostenibile, ma soprattutto, aveva ragione Flavio, il problema non è delle grandi aziende, perché le grandi aziende sono molto attrezzate nei temi della sostenibilità. È tutta, e per cui hanno dei codici di produzione, delle filiere di produzione molto complesse anche nella tutela anche sociale. Il tema è quando scendiamo sui piccoli o medi brand, dove c'è tantissimo da fare. La sostenibilità, appunto, non è più solo green. Il prossimo anno il Green Carpet Award non si chiamerà più Green Carpet, perché il green non basta più a raccontare ovviamente la sostenibilità, ma io penso che l'ambito sociale, il tema della sostenibilità sociale, oggi sia davvero uno dei punti sui quali aggiungere valore al nostro sistema di produzione. Se pensate, noi abbiamo avuto a Nord-Est l'episodio, che ovviamente io conosco bene, di Marzotto, quando c'è stata quella di Marzotto prima, ma della Lane Rossi prima ancora nell'Ottocento. Se pensate che era la metà, io porto sempre questo esempio, 1870, Lane Rossi inaugura di fronte a una fabbrica detta Fabbrica Alta, perché fatta da un architetto, penso belga, attorno al 1860, inaugura di fronte alla fabbrica nel 1870 un asilo chiamato Asilo Rossi per le mamme lavoratrici della Lane Rossi. E si entrava nella Fabbrica Alta di Schio attraverso un giardino all'italiana chiamato Jacquard, perché il signore che inventa lo Jacquard era stato dipendente di Lane Rossi, e all'interno di quell'episodio ottocentesco c'era un teatro all'italiana. Questa roba qui viene replicata qualche decennio dopo, negli anni 20, anni 30, da Marzotto dall'altra parte a Valdagno, con la costruzione di una città sociale con l'idea di unire produzione e società. Per cui noi ce l'abbiamo dentro, come dire, questa cosa qua, no? Se pensate che Palladio, chiudo, giuro, che Palladio ha fatto le scenografie per Gian Giorgio Trissino vendeva tessuti e ha costruito, come dire, degli immaginari, che poi è la rivoluzione architettonica internazionale nel Cinquecento, spinto dall'ambito tessile, per cui l'ambito tessile ha sempre avuto un ruolo centrale anche nella rivoluzione della società. Qui abbiamo, sono molto felice di vedere intanto una presenza femminile, per cui due bravissime imprenditrici, per cui appunto sostenibilità sociale e anche sostenibilità di genere, che è un altro tema centrale, fondamentale, vedremo con due progetti molto interessanti, uno quindi di produzione sistema, l'altro quello di innovazione e di ricerca, e anche qui invece un brand di distribuzione italiana, storico, che poi ha fatto un lungo percorso nell'ambito della sostenibilità. E poi chiuderemo con un punto di vista magari più sugli economics e sul sistema produttivo. Partiamo con Anna Fiscale. Anna è la presidente e la founder di Quid. Quid io penso sia stato uno degli episodi più interessanti, devo dire, negli ultimi anni in Italia su questa tematica, proprio sulla sostenibilità sociale vera. Comunque un modello che ha saputo prendere, come dire, degli scarti di varia natura e non semplicemente di prodotto, o quelli che la società generalmente scarta o tratta, come dire, con buonismo, e li ha riportati al centro invece del discorso. Al centro del discorso, però, facendo un progetto non benefit, cioè non di beneficenza, che è sicuramente benefit, ma valoriale, e costruendogli poi un senso. Per cui, Anna, ci racconti il progetto Quid, che io penso sia un progetto molto, molto ispirazionale, basato a Verona, per cui nel cuore del Nord-Est. Sì, grazie. Buonasera a tutti, piacere di questo invito. Veramente ho seguito con attenzione anche la prima parte della conferenza, e veramente grazie per gli spunti.
Solo una nota, potreste sentire delle grida di sottofondo, sono le mie due bambine, quindi in caso la serata sarà un po' animata, ma sono... No, quella è ulteriore sostenibilità, cioè è un altro pezzo di sostenibilità che ci auguriamo, insomma, per cui... La sostenibilità familiare, che è un tema comunque. Ecco. Allora, rispetto a Quid, Quid appunto è un'impresa sociale nella forma di cooperativa sociale che nasce nel 2013 con l'obiettivo di creare capi di abbigliamento e accessori che avessero una doppia valenza. Da un lato la sostenibilità ambientale, proprio perché andiamo a recuperare tessuti di rimanenza o di eccedenza delle aziende tessili, quindi sia produttori di tessuto sia dei grandi marchi di moda. E a partire da queste eccedenze o rimanenze andiamo a creare dei capi di abbigliamento e accessori che sono fatti per mano di persone con vissuti di fragilità. Sono per lo più donne che vengono da situazioni di violenza, di invalidità, di tratta della prostituzione, piuttosto che percorsi di carcerazione, anche nel carcere di Verona, dove ci proponiamo di fare una formazione all'interno del carcere femminile e maschile per poi continuare il percorso lavorativo al di fuori del carcere. Oggi siamo in 150 dipendenti, per l'85% siamo donne e abbracciamo dai 19 la più giovane ai 69 la più saggia, con appunto 19 nazionalità diverse, quindi diciamo un ambiente ad alta complessità e ad alto valore. E il tema interessante è sicuramente il fatto di utilizzare le eccedenze, quindi per i nostri creativi abbracciare la sfida di partire da quello che c'è a magazzino, da quello che riescono a trovare dalle aziende che ci donano o ci vendono a prezzi di stock il tessuto, e tante, devo dire, soprattutto ultimamente, sono le aziende del lusso, soprattutto ad esempio un marchio inglese che ogni anno ci dona più di 30.000 metri di tessuto di grande pregio. E quindi ribaltare il concetto creativo partendo da quello che c'è per creare il massimo, il prodotto. Dici qual è il marchio anche, così ingolosiamo anche quelli italiani, che poi ci sono un marchio inglese che ti dà 30.000 metri, anche gli italiani non l'hanno. Insomma, ho capito. Il Barberi ti deve dare 30.000 metri o ti dà Gucci? Purtroppo abbiamo firmato un accordo blindatissimo di riservatezza, quindi... Non disclosure, per cui sarà Barberi. Devo dire che anche marchi del lusso italiano stanno pian piano iniziando a collaborare con noi, ancora non a 30.000 metri, ma speriamo che ci si avvicini presto. E invece del mondo più non appartenente al lusso, sicuramente lavoriamo con il gruppo Calzedonia, che ogni anno ci dona più di 20.000 metri di tessuto, con tanti tessutai di tessuto stampato, e abbiamo collaborato anche con Umberto che per noi ha portato sicuramente un grande valore aggiunto ai nostri prodotti. Lavoriamo sia attraverso i nostri negozi diretti, che sono 10, in Veneto, a Verona, Mestre, Porte di Mestre, Bassano, quindi comunque con una base territoriale importante, e sia in partnership con aziende sia del mondo abbigliamento che non, da Zalando a L'Oreal a IKEA a OVS ovviamente, che ci scelgono per creare delle capsule collection etiche fatte a partire da o i loro stessi tessuti di rimanenza o i nostri tessuti, per creare dei prodotti ad hoc per la loro distribuzione. Questo è un po' a grandi linee con i punti chiave della nostra attività. Ecco, fino ad oggi abbiamo recuperato più di 1.000 chilometri di tessuto e ovviamente l'anno scorso abbiamo ricevuto il premio del Green Carpet Fashion Award, in particolare nella categoria di Social Disruption. Tra l'altro penso sia stato uno dei premi più meritati, il vostro. Ecco, una nota se posso, ma mi hanno detto di non... Però, siccome è importante capire anche la dimensione. Cioè, il progetto di Quid, mascherine, non mascherine, Anna diceva, cioè, ma è un fatturato comunque come è spostato perché ci sono state le mascherine, perfetto. Però, come ha raggiunto i 10 milioni di euro.
comunque si basa tra i 5 e i 10 milioni di euro. Tra i 5 e i 10 milioni di euro io colloco praticamente tutta la produzione moda italiana, una per l'altra. Sopra i 50 milioni di euro abbiamo aziende, contiamo sulle dita di una mano le aziende italiane. Perché voglio dire, tu puoi fare un'azienda, una media azienda italiana, con grande innovazione, con grande capacità di pensiero e avendo un impatto, appunto, facendo proprio, per cui non rimanendo in una soglia di faccio il progetto da 500.000 euro, da 200.000 euro, da 100.000 euro. Puoi avere un impatto reale e anche sul lavoro. Per cui io penso che l'episodio di qui, ritorniamo dopo a te, Anna, penso sia un molto ispirazionale, perché apre molte possibilità di pensare anche, no? Come un nuovo modo anche di ripensare anche l'economia, anche in termini. Allora, proseguirei con Enrica Arena, che è la CEO e co-founder di Orange Fiber. Ciao Enrica. Ciao. Noi ci siamo messi in contatto qualche anno fa, perché avevi partecipato a Orange Fiber. Avevate vinto anche diversi percorsi, avevate vinto, insomma, eravate, insomma, una delle novità del sistema dell'innovazione, proprio perché appunto prendete anche voi il materiale di scarto di altro tipo, che ha una fortissima base ovviamente geografica, territoriale, ma che è anche esportabile, e l'avete trasformato e gli avete dato un nuovo senso, una nuova vita, facendo proprio una vera e propria innovazione di prodotto. Per cui anche Orange Fiber io penso sia la testimonianza di come magari tante cose che abbiamo sotto gli occhi, che ci capitano, che le vediamo, possono essere trasformate grazie all'intelligenza progettuale e anche a un fantastico spirito imprenditoriale, insomma, che avete voi in Orange Fiber. Ci racconti anche tu un piccolo passaggio su Orange Fiber? Certo, noi nasciamo nel 2014 come azienda, nel 2012 come startup che si presenta a premi e competizioni, con l'idea di poter riutilizzare il sottoprodotto dell'industria agrumaria, ovvero tutto quello che resta dopo che le industrie preparano il succo di frutta da agrumi, e riutilizzare quello come prodotto per la moda. Il primo prodotto che abbiamo presentato sul mercato nel 2015 come prototipo, nel 2017 come collaborazione con un brand di moda, era merceologicamente un acetato di cellulosa. Diciamo che noi, come proprietà intellettuale, come processo, diciamo, internalizzato, ci occupiamo proprio di estrarre una cellulosa atta alla filatura dalle arance in Sicilia, e poi abbiamo creato e aggregato una filiera che ci permette di trasformarla in fibra tessile, poi in filato e poi in tessuto. Praticamente tutta questa filiera, a parte la produzione della fibra, avviene in Italia, e tutta avviene in Europa, perché la fibra la facciamo con Lenzing, che è una primaria azienda austriaca di produzione di fiocco Tencel, quindi di fibra tessile, che poi facciamo filare in Italia con Pozzoletta, e facciamo tessere con tessitori della rete. Quindi 2017 questo primo prodotto, 2019 come altro, diciamo, highlight, abbiamo fatto una campagna di equity crowdfunding raccogliendo più di 650.000 euro da 350 investitori sconosciuti, diciamo, fino a quel momento, per ampliare la capacità produttiva. Poi vabbè, il 2019 è stato complicato un po' per tutti, ma 2020 abbiamo messo a terra l'impianto, e quest'anno abbiamo annunciato la collaborazione con Lenzing e iniziato di nuovo l'attività commerciale. Abbiamo anche noi vinto il Green Carpet Fashion Award nella sua prima edizione, grazie alla collaborazione anche con Ferragamo, che poi è stato il primo brand ad adottare, diciamo, la nostra soluzione. E noi portiamo avanti questa idea di tracciabilità totale della filiera, ma anche un ritorno un po' a una filiera di prossimità, se vogliamo, alla chiusura del cerchio, perché il nostro materiale è in fase di test, ma insomma dovrebbe essere completamente biodegradabile, se proprio non ci sono soluzioni di riciclo, recupero, riparazione e rivendita. E questa è un po', diciamo, la missione, che è a metà fra quella ambientale e quella sociale, perché d'altro canto abbiamo
portato investimenti e know-how in Sicilia, dando opportunità di crescita lavorativa a una serie di persone, ovviamente, e l'idea è quella di crescere quantomeno come impianto di trasformazione sempre in quel territorio, ma poi aggregando tutta la filiera invece italiana della filatura e della tessitura. Grazie Enrica, si vede che sei proprio una perfetta startup, tra l'altro sei stata la startup perché hai questa capacità sempre di assumere come in un pitch la complessità anche di quello che fate. Uno dei temi, ovviamente l'abbiamo affrontato prima, penso che la presenza di Simone con noi, Colombo, che è the head of corporate sustainability di OBS, sia centrale perché abbiamo parlato, abbiamo visto come dire Step, abbiamo adesso visto Anna che sicuramente ha una relazione con B2C anche, però è importante ovviamente anche comprendere e vedere qual è la posizione di big retailer. OVS, che fa parte del gruppo Queen, insomma, nasce ancora alla fine degli anni 60, Queenet, dopo diventa OVS nei primi anni 70, è però un nome che tutti ricordiamo perché è un immaginario, come dire, delle nostre città, una presenza molto consolidata, ed è un grande retailer. Un grande retailer che poi ha avuto varie fasi, è diventato anche sulla spinta, penso, del fast fashion, che o di un target price basso, ha avuto la necessità di rivedere proprio anche i codici estetici, poi perché quando entrano colossi come H&M, Zara e le loro succursali che vanno da Bershka a COS, ovviamente anche un retailer produttore che detiene proprio la propria creatività come OVS ha dovuto rispondere in modo molto fresco e contemporaneo a quella richiesta, no, del consumatore finale, del consumatore su strada. Per cui ti volevo domandare, Simone, tu che sei a capo, avete un dipartimento, uno, legato alla sostenibilità in tutti i vari ambiti, per cui mi sembra che sia proprio già profondamente radicato, ne parlavo anche con il tuo CEO, il tuo presidente, insomma, diverse volte, insomma, è profondamente radicato in voi questo pensiero. Ecco, come affrontate da retailer, anche qua con un target price non facile, appunto, perché non vendi la giacca a 2000 euro, ma la vendi a 30 euro, e per cui i tuoi margini sono molto squeeze, hai volumi, ma i margini sicuramente anche molto stretti. Come affrontate il tema della sostenibilità, sia come corporate, ovviamente qual è la vostra, ma anche in modo proprio molto fisico, ecco, come arrivate sul mercato finale, voi che vedete ogni giorno decine o centinaia di migliaia di persone che entrano nei vostri negozi, cosa sono 160, adesso non so, poco di più, quanti retail avete? Circa 1.800 negozi. Per cui ecco, 2.000 persone, se entrano 10.000 persone, vedete centinaia di migliaia di persone al giorno. Per cui cioè, la vostra capacità di incidenza anche sui messaggi è molto forte. No, sicuramente sì. Allora, dobbiamo dire che OBS comincia ad avere una dimensione ragguardevole, anche se abbiamo sia le complessità dei grandi gruppi internazionali, perché le abbiamo tutte. Dall'altra parte non abbiamo ancora a volte, no, la massa critica e il potere che invece i grandi big del nostro settore hanno. Quindi ci collochiamo in una situazione un po' intermedia, no? Però sicuramente diciamo, abbiamo una supply chain articolata e anche un peso specifico importante nel momento in cui lavoriamo sul prodotto. Dicevi giustamente che OVS come marchio nasce nel 72. Faceva parte del gruppo Coin, non fa più parte del gruppo Coin ormai da qualche anno. Di fatto OVS è una public company, è forse l'unica vera public company della prima È maggiorità. vero, siete in borsa, hai ragione. Non abbiamo più un azionista di maggioranza, il free float è superiore all'80%, per cui insomma diciamo che abbiamo un azionista di riferimento, ma non più un azionista di maggioranza. E diciamo questo a volte può essere visto in maniera negativa perché la finanza, no, tende ad investire per massimizzare profitti, a volte anche con un orizzonte di breve periodo. Quello che stiamo riscontrando invece, soprattutto adesso, è che c'è una totale differenza nell'approccio proprio degli investitori istituzionali. Cioè, dove prima vedevano un investimento in materia di sostenibilità come un incremento dei costi che rischiava di diluire i margini,
ora viene visto come un aspetto positivo per un'azienda che vuole crescere, che garantisce continuità nel futuro. Quindi il fatto di non avere un azionista di maggioranza in realtà si sta rilevando un aspetto estremamente positivo, perché la spinta dei nostri azionisti va nella direzione corretta. Il livello di consapevolezza è assolutamente allineato a quelle che sono le sfide del nostro futuro. E allora, io insomma, l'approccio di OVS è un approccio alla sostenibilità che si è portato avanti nel corso del tempo in maniera reattiva, come per tutte le aziende che oggi in particolare no, declamano il fatto che la sostenibilità sia sempre stata nel loro DNA. No, tempo fa ero ad un convegno a Milano e la frase che sentivo di più è: la sostenibilità è sempre stata nel nostro DNA. Io di fronte a questa affermazione mi chiedo, ma com'è possibile? Cioè, chi è che ha creato sto casino se avevamo tutte ste aziende sostenibili in passato? Perché si confonde, no, il fatto di avere una sostenibilità che è strategicamente integrata nel modello di business con quelle che sono azioni di buon senso e indubbiamente lodevoli, che tantissime aziende, soprattutto in Italia, dove c'è una cultura di sostenibilità radicata, sono state portate avanti. Mancava cosa? Mancava un po' la visione strategica. E quindi io dico, OVS non ha mai avuto la sostenibilità nel suo DNA, ha portato avanti tante azioni fino a un certo punto che erano azioni di buon senso e che andavano anche in una direzione di sostenibilità. Poi però c'è stata una decisione di integrare la sostenibilità nel core business ed è stato nel 2016. Nel 2016 abbiamo istituito una funzione di sostenibilità che si occupa esattamente questo, di fare la programmazione strategica dell'azienda per andare progressivamente ad allineare l'azienda a un paradigma di business sostenibile, che ovviamente è piuttosto complesso rispetto al fare la capsule super sostenibile ad impatto zero di 25 referenze come tanti brand fanno. Quello potremmo farlo domani, non è un problema. Abbiamo qui Orange Fiber, che fa uno dei migliori materiali dal punto di vista della sostenibilità. Ci sono tanti produttori di materiali eccellenti, potremmo fare domani una capsule super sostenibile, ma non staremmo cambiando realmente quella che è la massa critica degli impatti del nostro settore. Si parlava prima un po' del lusso, no? Del ruolo che ha il lusso. Il lusso è importantissimo perché guida un po' le tendenze, ma dall'altra parte gli impatti, quelli grossi, che dobbiamo cambiare, non sono lì. Quindi è molto più importante che si muovano le aziende che non sono nel lusso, che ci sia un'azione da parte di quelle aziende, perché sono quelle che guidano la massa, il volume. Noi siamo piccolini, ma importiamo più di 150 milioni di capi all'anno. Quindi abbiamo comunque un volume che va a impattare su 15 milioni di consumatori in Italia, che può guidare la loro consapevolezza, la loro scelta, no, nell'acquisto ordinario dell'abbigliamento che fanno. Beh, infatti io trovo che, grazie Simone, dopo torniamo a te, che sono ovviamente pure dei temi che sono centrali, è molto facile fare la capsule domani mattina, fare comunicazione, uscire con un pacchetto di press, è molto più complesso prenderla invece come costola integrata del proprio core business, dire la sostenibilità, e ci vogliono percorsi di anni. Mi ricordo con il CEO di Mercedes Benz, che dice, sì, noi arriveremo a essere tra virgolette sostenibili, il nostro target è il 2038, perché è inimmaginabile riconvertire, perché non è il problema di fare un'auto elettrica, quello è facile, il problema è come riconverto tutta una filiera. Il problema non è fare la maglietta green, il problema è, ma questa maglietta dove viene messa dentro, da dove arriva il prodotto, da dove va bene, da dove arriva il prodotto, lo traccio, faccio tutto quanto, ho capito. Ma poi questa maglietta va a finire dentro un sacchetto, che va a finire dentro uno scatolone, che viene trasportato da qualcuno. Come viene trasportata quella roba lì? Come arriva? Come viene pagata la persona che la trasporta? Arriva col Ducato alle 3 del mattino in centro a Milano, con un Ducato del diesel, quella persona viene pagata 7 euro all'ora, c'è qualcuno che riceve quel pacchetto lì, come viene pagato quella persona, con cosa, con che variati, bla 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 bla. Cioè la filiera è molto più articolata e più lunga, sia nell'arrivo in negozio, sia ovviamente a monte. Io penso che per Daniele, che Cesaro, che è l'head of corporate business della regione del nord-est, cioè, oggi è avuto un sacco di cibo per la mente, proprio in lingua inglese, insomma, tanta roba a cui pensare, anche tante, io penso, opportunità che poi devono essere supportate, integrate da una banca
attiva come Unicredit, nel supportare i territori, le aziende e supportare il cambiamento, per cui essere dei partner, non semplicemente dei finanziatori, visto che poi una banca come Unicredit riesce ad integrare molte filiere, molti sistemi, riesce a dare comunque corpo e sostegno non semplicemente con i dati di finanziamento o dei basis point, ma penso che anche per una banca il tema della sostenibilità sia sempre più radicale. E ho avuto il piacere di far parte degli Advisory Board Italy di Unicredit, cominciamo adesso da poco il mio terzo mandato, per cui devo dire che nell'ultimo mandato vi assicuro che ogni board era legato al tema della sostenibilità, non della banca, non dei conti, perché quello ci pensava qualcun altro, ma della sostenibilità appunto territoriale e di come arrivare ad avere un impatto. Per cui penso che sia un tema anche qua che ormai fa parte della mission di Unicredit e non è un tema grafico, non è un tema di comunicazione. A te Daniele, se ci racconti magari due o tre punti che possono essere interessanti anche a Ludies, che è molto di pronto. Buonasera Cristiano, e un caloroso saluto a tutti gli ospiti, è veramente come dire un piacere essere con voi, aver ascoltato queste testimonianze e contributi veramente interessanti, no? Allora, io come dire vi do una lettura come dire competitiva, no? Che poi il ruolo della banca, noi siamo insieme alle altre grandi banche di questo paese, siamo un'infrastruttura di fatto e come dire intercettiamo bisogni delle imprese, degli imprenditori e delle persone. Mi ritrovo molto con la definizione che ha dato Simone Cipriani, no? Simone ha parlato come dire che dobbiamo avere una due diligence per mappare le modalità con cui le imprese operano per evitare di distruggere capitale sociale o capitale ambientale. A me piace questa lettura, ne do una definizione, come dire, una chiave positiva, perché credo che la sostenibilità possa convivere con la crescita. Quando è che un'impresa è sostenibile? Allora, è sostenibile solo se le risorse economiche, ecologiche e umane crescono in modo complementare e non a danno delle altre. Questa cosa può accadere, già sta avvenendo, non c'è un'accelerazione imponente, perché quello che le imprese hanno osservato e ha capito non è un cambiamento potente dell'opinione pubblica, un cambiamento che ha una sensibilità nuova, no? verso il pianeta, è evidente, non, e verso anche l'interazione sociale che hanno le persone. Questo cambiamento crea un'aspettativa da parte dei consumatori radicalmente diversa, e i consumatori rappresentano di fatto la domanda alle quali le imprese si rivolgono. Allora, servire questa domanda, tenendo conto di questa nuova sensibilità, mette in discussione, come diceva prima Simone Colombo, proprio il modello di business delle aziende. Il modello di business riguarda ovviamente la governance, quindi le politiche che fa un'azienda per bilanciare e intercettare i bisogni di tutti gli stakeholders, no? Che sono i clienti, i fornitori, i dipendenti, e tenendo conto, come dire, di fare degli investimenti, perché attraverso, come dire, gli investimenti le imprese sono guidate a ripensare un po' i processi, non i prodotti, non le relazioni che ripercorrono lungo le intere filiere, proprio per andare a incontrare in maniera credibile, e se credibile quando ti fissi degli obiettivi e li comunichi, non questi obiettivi sono, come dire, rilevanti, non. Allora oggi il mondo delle imprese, io, come dire, gli do una lettura abbastanza semplice, ci sono imprese passive e ci sono imprese attive sul tema della sostenibilità. Quali sono le imprese passive? Le imprese passive sono quelle che continuano ad operare nel rispetto delle norme. E perché? Perché è evidente che qua c'è qualcosa in più in ballo. Non basta per un'azienda, come dire, affermare che non sfrutta il lavoro. Un'azienda che non sfrutta il lavoro minorile è, come dire, un'azienda, come dire, che opera nelle norme. Ecco, però per incontrare un bisogno di socialità c'è bisogno di fare ben oltre. C'è bisogno, come dire, di pensare a come integrare i giovani, a come integrare i disabili e a come, come dire, integrare nelle catene manageriali le donne.
non, che per anni sono state, come dire, discriminate in questo senso. Allora, chi usa politiche attive e si distingue nel sociale, nell'ambiente come impatto, allora riesce a creare oggi, come dire, un vantaggio competitivo. E il vantaggio competitivo poi lo si traduce in un posizionamento, no? Nella propria index, nel proprio settore. Oggi parliamo di moda, non, ed è vero, perché ci sono testimonianze che vanno dal lusso, ma anche, come dire, al mass market, no? Avete citato H&M con la collezione Conscious Collection, che ha prodotto di fatto un'intera collezione usando cotone biologico. Non, si può anche citare, non so, l'esempio della collezione Earth Breaker di Timberland, dove è una produzione dove Timberland ha usato la gomma riciclata per le suole delle scarpe. Quindi ci sono veramente tanti esempi trasversali, non solo nella moda, ma anche in tutte le industry. Il fattore di accelerazione per essere credibili è avere un posizionamento che poi diventa anche misura di performance. Non le banche, come dire, insieme agli investitori, tu dicevi bene prima, Cristiano, c'è una finanza che, come dire, ha intercettato questo cambio dell'opinione pubblica, fa un salto, perché le emissioni di sustainable bond, di green bond, nel 2020 ammontano a circa 730 miliardi di dollari. Quindi è un salto quantico, perché vuol dire 70% in più rispetto al 2014. Ed è una crescita, come dire, pervasiva, che continuerà, proprio perché deve andare incontro, finalmente, diciamo noi, a una sensibilità diversa di tutti i portatori di interesse. Grazie Daniele, cioè, è stato chiuso anche, come dire, da un altro punto di vista, che si integra ovviamente in modo importante con le tematiche. Anna, siamo verso la chiusura. Qual è come pensi che il vostro progetto possa appunto diventare scalabile? Può essere un modello che può essere, replicato, ripetuto, implementato, perché uno dei punti centrali anche della sostenibilità è anche quello ovviamente dell'impatto. Non è detto che uno debba avere un impatto da solo, ma può creare comunque uno schema di gemmazioni progettuali. E qual è anche dal punto di vista della crescita e della finanza, se posso, qual è l'eventuale supporto che, come succede, lo so, come parto di brand, parto un piccolo brand, fattura uno, entra un fondo, prendiamo chi, cosa, come, e lo trasporta, lo fa crescere. Ecco, c'è questa dimensione, c'è questa idea di crescita, di sviluppo, di un impatto maggiore, ancora di più di quello che fate, che è già tantissimo rispetto a che nella complessità del mercato è già tantissimo. Però ecco, quali sono le vostre le ambizioni, le qualità per il futuro? Sì, grazie. Allora, rispetto alla scalabilità, diciamo, lato quid, sicuramente nel post pandemia stiamo ragionando su quali siano appunto gli sbocchi commerciali a più alto rendimento. Se appunto continuare a sviluppare la parte dei negozi diretti, se lavorare maggiormente sul canale B2B, quindi le relazioni con le aziende. Finora hanno prospettive positive entrambi, soprattutto abbiamo notato che il mondo delle aziende ci cerca decisamente di più rispetto al passato. Quindi intravediamo nella collaborazione con le aziende una buona opportunità di crescita, ma anche vorremmo consolidare la nostra rete di negozi e uscire un po' dai territori più vicini dove abbiamo adesso i nostri punti vendita, che sono il Veneto e l'Emilia Romagna, principalmente con Milano e Genova come città aggiuntive. Rispetto alla scalabilità del modello, diciamo che ci sono tante realtà con cui noi collaboriamo che però magari rimangono in un contorno di sartorie sociali senza una grande spinta commerciale. Quindi dal lato nostro un domani ci piacerebbe diventare il nucleo produttivo e commerciale, ma anche quel nucleo che può convogliare le commesse di lavoro e poi distribuirle a tante piccole sartorie sociali presenti sul territorio, in modo da avere un impatto sia diretto che indiretto. Lato economico e finanziario, noi abbiamo già dei fondi di investimento sociale che sono entrati nella nostra realtà. Lavoriamo
molto bene con Unicredit e diciamo sicuramente le condizioni applicate a tutto ciò che è il mondo del terzo settore sono sempre più significative ed è veramente positivo che ci sia questa attenzione, questa voglia di accompagnare realtà come la nostra. Dall'altro lato vedo anche una grande opportunità nei network che realtà come Unicredit possono si possono rappresentare e anche possono mettere realtà come la nostra in contatto con tanti clienti o tante figure che sono in qualche modo partner del gruppo. Quindi sicuramente il ruolo è un ruolo sia ovviamente finanziario, economico-finanziario, sia di network e partecipazione. Scusami, ecco. Grazie Anna, come è molto chiaro, dal modo magari di approfondire alcune altre tematiche, magari non in questa sede. Enrica, invece, in qualche modo anche per te la stessa domanda, quindi se avete avuto un exploit, come pensate di aumentare il vostro impatto? Avete acquisito, come dire, penso, una tecnologia, cioè una capacità trasformativa che probabilmente può essere applicata anche ad altri materiali, altri territori, altri scarti, per cui come, quale sarà lo sviluppo di Orange Fiber e con che tipo di impatto? Grazie, allora diciamo che il nostro primo livello di impatto ovviamente è quello di un ulteriore miglioramento della capacità produttiva, quindi il nostro prossimo obiettivo è quello di aumentare ulteriormente la capacità produttiva in Sicilia ed eventualmente andare anche a replicare l'esperienza in quei paesi dove abbiamo già esteso la nostra proprietà intellettuale, penso per esempio agli Stati Uniti o al Brasile, dove c'è sia la disponibilità del sottoprodotto sia una filiera per la fibra e per tutto il resto che è già, come dire, nel nostro radar. Quindi un primo livello passa sicuramente da quello. Un secondo livello passa dal pensare anche al fine vita del prodotto, che è sempre di più centrale nel ragionamento, quindi valutare con che modello di business possiamo ricatturare il valore che creiamo dalla, quindi, rivendita dei capi prodotti ad Orange Fiber a un servizio di riparazione. Stiamo cercando di capire in che modo possiamo davvero garantire la sostenibilità, non finendo, come dire, la nostra responsabilità con la consegna del tessuto al brand, ma coinvolgendo ancora una volta il brand e il cliente finale in un percorso di sostenibilità a tutto tondo. E la collaborazione che abbiamo, come dire, finalizzato con Lansing sicuramente ci sta aprendo a un mondo che non avevamo considerato, soprattutto per volumi, cioè quello della vendita di fibra a grandi gruppi. Però l'interesse che abbiamo ricevuto è veramente, diciamo, dirompente rispetto al passato. Quindi ovviamente passa per la capacità produttiva, però è un altro modello di business. E in ultimo la licenza, nel senso che potete aprire in altri paesi la capacità produttiva, uno schema può essere sicuramente quello della licenza. In ultimo, sull'impatto, abbiamo giusto settimana scorsa vinto un premio della European Investment Bank Initiative come la seconda startup più promettente per impatto, proprio perché riusciamo, come Anna, come molti altri, a mettere insieme un po' questo impatto ambientale insieme all'impatto poi sociale sul territorio, che nel nostro caso passa per la formazione e rendere impiegabili quante più persone possibili. Grazie Enrica. Simone, ovviamente cioè, anche qui con te si potrebbe parlare fino a notte fonda, sono tantissime le tematiche, ovviamente voi, appunto, io penso che uno dei temi sia proprio quello che dicevi prima, l'impatto, cioè la capacità di produrre impatto, 1800 negozi, insomma, avete quasi una responsabilità sociale anche quando vi muovete, insomma, questo è... quali saranno non un forecast, ma quali sono le prossime azioni, come dire, che strutturali, quelle che ci puoi raccontare, che avete in mente per i prossimi 3 anni?
Guarda, è molto semplice. Poi rimando comunque anche alla lettura del nostro sito, nel senso che noi abbiamo fatto poi della trasparenza, no, un asset fondamentale, no, per comunicare la sostenibilità. Tant'è vero che siamo risultati il primo brand al mondo per trasparenza nel Fashion Transparency Index 2021, no, fatto da Fashion Revolution. E, sul nostro sito è articolato bene il piano di sostenibilità che abbiamo in mente. Il nostro obiettivo è quello di lavorare in modo tale che la sostenibilità diventi un'azione quotidiana nell'acquisto di abbigliamento. Non ci interessa realizzare prodotto iconico, ispirazionale, deve essere sostenibile il maglione che ti metti la sera per portare fuori il cane o il paio di pantaloni che metti a tuo figlio per andare a scuola, non il capo per l'evento speciale. Deve essere la nuova normalità nel produrre un capo d'abbigliamento. Questo è il nostro obiettivo ed è quella che è la nostra visione di un abbigliamento sostenibile. Per fare questo abbiamo tantissimi progetti aperti, lato prodotto, sullo scouting di materiali, nel lato ovviamente supply chain. Noi coinvolgiamo una supply chain particolarmente complessa che conta, stimiamo, circa 100.000 persone, insomma. Quindi ha un impatto anche dal punto di vista sociale importante. Abbiamo, rilacciandoci al tema della finanza, proprio ieri il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'emissione di un Sustainability Linked Bond basato su tre indicatori, due legati all'impronta di CO2 con un obiettivo di decarbonizzazione allineato a Science Based Targets, che ovviamente porta con sé tutte quelle iniziative di riduzione da una parte delle emissioni dei punti vendita, dall'altra parte anche quelle indotte dal prodotto della supply chain, perché abbiamo inserito anche un obiettivo sullo scope 3. E l'altro obiettivo riguarda invece i coinvolgimenti della nostra filiera in programmi di miglioramento ambientale e sociale attraverso la piattaforma HIG, con l'obiettivo di spingere e di creare una spinta al cambiamento. Il ruolo, ecco, di retailer come noi non è solo quello di avere un impatto laddove puoi averlo direttamente, ma anche di quello di creare le condizioni perché si crea un impatto sistemico, perché cambi qualcosa a livello di sistema, non solo dove operi, ma anche in altri paesi che magari possono avere un livello di maturità o di evoluzione non allineato a quello che sperimentiamo in Italia, ma che risentono degli stessi trend positivi come risentiamo noi. Cioè la linea di tendenza è positiva dappertutto, il livello di maturità è diverso, il livello di performance, ma la tendenza è quella. Quindi l'importante è quella di continuare a spingere sull'onda del miglioramento ovunque operiamo, in qualunque settore. Grazie Simone. Penso appunto che questo sicuramente questa tip sul tema dell'impatto sistemico sia il vero tema che noi dobbiamo diventare un paese, come quando vi ricordate Macron diceva che dobbiamo essere una startup nation, noi penso dobbiamo diventare una sustainability nation, dobbiamo diventare il point of reference di alcune pratiche che, ripeto, integrano in modo decisivo anche la pratica sociale, come ha dimostrato anche voi. Chiedo scusa se ti interrompo solo un secondo, ovviamente è una quote di un amico giornalista che diceva che a volte in Italia abbiamo delle eccellenze incredibili, però in Italia abbiamo la sindrome del Palio di Siena, no? Al Palio di Siena corrono un paio di cavalli per vincere di fatto il palio, gli altri sono tutti impegnati a non far vincere, no, le borcate avversarie, no? E purtroppo è una situazione che bisogna superare, no? Quella di creare un sistema che funzioni nel suo insieme è una sfida a volte e anche una grande opportunità, visto che contiamo veramente sulla disponibilità di tantissime eccellenze. Allora Daniele, chiudi questo pomeriggio. Hai anche che tu una specie di responsabilità sociale, insomma, è stato chiamato in causa in modo molto positivo, anche tu chiamato in modo positivo, per cui penso che questa pratica di sostegno ai territori e di, come diceva anche Anna, appunto, di integrare, un altro aspetto molto importante, di riuscire a integrare filiere diverse e di evitare i pali che diceva Simone. Dobbiamo costruire proprio invece una densità. Io penso che l'ambito del nord-est, appunto io vivo a Milano, sono nato a Vicenza, sono continuo a avere una casa a Vicenza, insomma conosco molto bene, ha avuto tantissimi pali all'interno della stessa regione, per cui ecco, che sono diventati dei pali tra le ruote in molti casi, per cui penso che sia molto importante appunto vedere un territorio che vuole rispondere in modo sistemico
e che si può imporre come point of reference, e questo è capitato molto spesso anche in Unicredit, quasi in Nordest molto spesso nemmeno di Marte è stato un laboratorio italiano articolato della società, dell'economia, delle sfide, per quello so, penso che sia ci possa essere questo ulteriore passo in avanti insomma, anche su questi temi. Ma allora Cristiano, intanto ringrazio Anna per la positiva testimonianza che ha dato della banca. Ecco, noi allora per fare questi esercizi di sostenibilità devi essere credibile. Non l'azienda Unicredit ha investito molto nel proprio modello di servizio, non creando come dire una divisione, no? Che la divisione SIB, Social Impact Banking, a diretto riporto dell'amministratore delegato e poi con le persone sul territorio che vanno a intercettare i bisogni. Non SIB è una bellissima realtà perché fa microcredito, ha costruito, come dire, una curva di funding agevolato e lo fa trovando, come dire, imprese che sono da un lato economicamente sostenibili e se si impegnano a consegnare i progetti che ci raccontano, poi riusciamo anche a elargire delle premialità. Non un altro modo poi per sostenere le imprese tutte, direi, sia quelle grandi che quelle piccole e medie, e aiutare le aziende a comunicare ai propri clienti che la sostenibilità è davvero un vantaggio competitivo, no? E perché garantisce un maggior capitale reputazionale. Quindi uso questa definizione perché mi è piaciuto all'inizio Simone Cipriani che parlava di capitale sociale, capitale ambientale. Chi investe in sostenibilità investe nella propria azienda aumentando il capitale reputazionale e oggi la banca può essere un vettore, una banca dalle dimensioni quale quella che rappresento, quindi Unicredit, può essere un volano nella comunicazione. Abbiamo degli strumenti per le grandi aziende, uno lo ha citato Simone, no? Dove troviamo insieme alle aziende dei Sustainable Development Goals, quindi sono le aziende che si danno degli obiettivi di migliorare il loro impatto non o sull'ambiente oppure nel sociale, e li facciamo misurare da un terzo soggetto indipendente e costruiamo, come dire, dei prodotti o bancari o sul capital markets. Abbiamo poi intercettato anche il bisogno delle piccole aziende che hanno evidentemente quindi l'opportunità di investire meno risorse economiche, ci fidiamo di loro, quindi lasciamo che siano loro a certificare all'interno della nota integrativa del bilancio quali sono gli obiettivi che vogliono raggiungere nel corso dei prossimi 2-3 anni, leghiamo questi obiettivi a dei covenant molto semplici, perché sono obiettivi di sviluppare dei programmi di welfare, di formare i dipendenti, di ridurre il numero di infortuni sul lavoro, ad esempio, oppure quello di comprare energia elettrica che abbia una garanzia di origine. No, quindi obiettivi molto semplici, misurabili e certificabili. Se lo fanno e li raggiungono, noi sin da subito gli offriamo, come dire, della finanza a medio termine, fino anche a 10 anni, non con uno sconto. Se poi, come dire, dopo 2-3 anni non raggiungono l'obiettivo, questo sconto, come dire, lo restituiscono alla banca e noi questi proventi finanziari li devolviamo a dei fondi che hanno impatto sociale, ecco, per rimanere virtuosi fino alla fine, insomma. Quindi ci crediamo molto, fino al punto di aver, come dire, provato a raggiungere esperienze imprenditoriali dedicate al sociale, ma anche, come dire, opportunità di comunicare esternamente sia le piccole che le grandi aziende, costruendo degli strumenti che abbiano insiti un incentivo anche economico per loro, per le aziende non unicamente per gli operatori finanziari. Quindi siamo molto orgogliosi di quello che facciamo e io vivo anche un personale entusiasmo, no? Perché questi investimenti guidati da un cambio veramente di approccio alle persone, al pianeta, sono investimenti felici, tra virgolette, ecco. Chiudi nel migliore dei modi, insomma, dobbiamo costruire una società diversa basata su proprio su questi valori e comunque sentire anche questa esperienza, sentire questa vitalità, sentire questo impatto, penso, non fa semplicemente bene al portafoglio, fa bene alla società, ma fa bene proprio anche al cuore, insomma, è da lì che dobbiamo ripartire, anche se sembra retorico, ma penso che non lo sia. Allora, chiudiamo questa doppia tavola rotonda perfettamente in orario, penso ci sia un piccolo saluto forse di Riccardo, che
ci ha accompagnato in questa doppia giornata. Io per quanto mi riguarda posso che ringraziare intanto perché ogni volta insomma, che mi invitate mi permettete anche di imparare un sacco di cose dalle vostre esperienze, per cui ringrazio ovviamente tutti i relatori, Unicredit e Unismart per aver dato la possibilità insomma, di costruire valore come stiamo facendo, anche senza, purtroppo senza vederci, ma insomma, ormai siamo abituati, insomma, siamo solidali in questo. Per cui io vi ringrazio, la parola penso a Riccardo.